Bene, è un piacere inaugurare Radio Gazebo con un personaggio con veramente rappresentativo degli anni Ottanta, Michael Righeira. Ciao, come va? Bene, grazie. Oh, è veramente, veramente un piacere perché, insomma, ne parlavamo prima, ma gli anni Ottanta in realtà non sono mai morti, cioè sono sempre più vivi in realtà, proprio perché il tempo dà il valore alle cose. E le vostre melodie sono ancora così presenti, e è veramente un piacere averti a Radio Gazebo. È un piacere anche per me, visto che siete all'inizio, agli esordi, no? Ne parlavo sì. Con Paul prima, mi raccontava questa avventura che state intraprendendo. Sì, ma non digli troppo che fa piacere, perché poi ci crede. Oh, abbiamo ovviamente... Noi passiamo alla cosa del piacere. Questo è il regista. Paul, ciao Paul. Buonasera a tutti. Ti fa piacere che ci sia anch'io? Dipende. Allora, stavo leggendo un po' la vostra biografia e la curiosità è come vi siete conosciuti, come è nato il progetto Righeira, perché insomma ormai sono passati un bel po' di anni, però ero curioso perché tutti vi conoscono ovviamente per i successi, ma magari alcuni sfugge la vostra nascita e poi crescita di Righeira. Sono curioso, siamo curiosi di sapere come... Ma non è stato un progetto scritto o pensato a tavolino, eravamo dei ragazzi che si trovavano in cantina con altri ragazzi per fare dei pezzi, ma senza una particolare finalità, senza l'obiettivo di fare dei dischi. E dopo un anno, insomma era l'81 così, un anno, un paio d'anni dopo che si era cominciato, Johnny nel frattempo aveva già fatto un singolo da solo, un pezzo, un twist che si chiamava Bianca Surf, uscito nel 79, prima per Italian Records e poi nel 79 per la CGD. E nel frattempo abbiamo conosciuto i fratelli La Bionda, ai quali sono piaciute alcune nostre idee, e siamo entrati in sala di incisione. Allora si diceva ancora così, esistevano ancora le sale di incisione, e per Vamos a la Playa. Quella è stata la prima cosa che abbiamo fatto, il successo è stato talmente improvviso, talmente veloce, che abbiamo poi dovuto un po' rincorrere tutto, il pezzo andava dappertutto e non gli andavamo dietro. Ti volevo chiedere, prima di continuare, perdonami, il successo poi è arrivato di Vamos a la Playa, ve lo aspettavate in qualche modo? Cioè, percepivate che c'era melodicamente una validità così alta? No, noi no, perché non avevamo ancora l'esperienza necessaria per poter comprendere appieno la potenzialità di un pezzo del genere. Avevamo percezione però dell'entusiasmo che c'era intorno all'operazione che stava nascendo. La nostra casa discografica, la CGD che ci distribuiva, insomma erano quasi sicuri che il pezzo avrebbe avuto un certo riscontro. Non eravamo, nessuno però, nemmeno gli addetti ai lavori, erano preparati per gestire un successo così grande, insomma. Poi il pezzo è uscito addirittura prima in Germania, prima all'estero che in Italia, insomma, qualche settimana prima. E poi cosa è successo? Vi è cambiato ovviamente la vita, perché dopo un successo del genere probabilmente non solo la vostra vita artistica ma anche la vostra vita privata è cambiata, no? Certo. I Righeira ovviamente hanno trasformato la vostra vita. Certo, da uno stadio di immaturità, perché eravamo molto giovani, eravamo due ragazzini, appena ventenni, quindi da uno stadio di maturità umana, personale e soprattutto professionale, abbiamo dovuto così accelerare un po' i tempi, quindi siamo da acerbi, ci siamo dovuti inventare, rincorrere un po' tutto. Non è stato facile, un po' abbiamo fatto delle cose buone in quel periodo, delle altre meno buone, questo è un po' nella logica delle cose, però è stato un periodo bellissimo, per altri versi difficile, perché sai, quando la tua vita cambia nel giro di 3 settimane, non è semplice. È stato così rapido poi? Sì, è stato rapidissimo.
Il giro di 15 giorni addirittura. Ma la parte, ero curioso anche della parte estetica, cioè il fatto dell'abbigliamento, che spesso è stato innovativo, anzi non dico spesso, ma il vostro abbigliamento è stato sicuramente qualcosa di geniale, secondo me. E qual è, cioè, di chi è stata l'idea? La tua o dell'altro? Ma di tutte e due. È sempre stata la parte più divertente e meno faticosa per noi, perché noi non avevamo un armadio con due ante per i vestiti che usavamo nella vita di tutti i giorni e altre due ante per i vestiti di scena. Erano la stessa cosa per noi. Giocavamo, insomma, ci divertivamo, poi insomma, cominciavamo a avere qualche liretta in tasca, quindi era ancora più divertente, anche se fosse le cose migliori, poi alla fine le fai sempre quando ti devi un po' inventare le cose, no? Però è stato, insomma, era un aspetto divertente e poco faticoso, perché era naturale per noi. Eravamo già i Righeira prima di Vamos a la Playa, certo, sotto il profilo estetico. Certo. E invece la tua formazione culturale musicale, ero curioso di sapere cosa ascoltavi prima magari di scrivere appunto quel singolo che ancora oggi è così presente. Ma noi ascoltavamo un po' tutto, ci piacevano anche delle cose molto pop, le ascoltavamo molto volentieri. La matrice musicale nostra è sicuramente la new wave, quindi l'elettronica. Quindi i DAF, ricordi, Kraftwerk in quel periodo, quindi tutta la Deutsche Welle tedesca, Heaven 17, però ci piaceva anche la disco, quindi ci piacevano gli Chic, ci piacevano gli Spargo, per esempio, ricordo le band allora. Avevamo come background musicale più il funky, più la musica nera, quindi Temptation, Heatwave, Parliaments, questa roba qua. Non avevamo una cultura rock, ecco. In questo senso avevamo un approccio più moderno, perché si veniva dal virtuosismo, negli anni 70 sono stati quegli anni lì, dal rock psichedelico, anche dal glam, c'erano delle cose che ci piacevano, per carità, però il rock non è mai stato uno dei, come dire, dei pilastri dei nostri riferimenti musicali. Poi dopo il successo, praticamente, voi avete percorso gli anni 80, ovviamente sicuramente un po', no, estasiati dalla situazione, che siete comunque rimasti poi delle icone musicali ancora oggi. A un certo punto però c'è stato un passaggio, non voglio dire a vuoto, nel senso che poi in realtà l'artista continua sempre a percorrere la propria strada creativa, però a un certo punto forse vi siete sentiti, diciamo che avevate avuto la sensazione che avevate detto un po' tutto quello che... Noi abbiamo fatto 5-6 anni partendo dall'83 piuttosto forti, ecco, come tempi, come pressione anche. La sensazione di dover ripartire ogni anno, dopo Vamos a la Playa, farne un altro, poi fare Lo tengo di nero, poi c'era molta pressione intorno a noi, perché l'industria voleva che noi producessimo, perché eravamo un momento di fatturato per l'azienda, quindi eravamo molto giovani, venivamo da una dimensione molto provinciale come quella torinese comunque, e per cui un po' il passaggio anche, diciamo, dalla spensieratezza, fare musica per noi era un momento di spensieratezza, dopo qualche anno invece incominciava a diventare, insomma, c'erano degli obblighi contrattuali, era un po' pesante, e a un certo punto abbiamo deciso un po' di tirare un po' il freno, insomma, di staccare un po'. Non a caso infatti ti ho fatto questa domanda, perché proprio per volevo arrivarsi a questo, che spesso magari la genialità è comunque chiusa, no? In una scatola, e spesso è stata quegli anni. Non devi mai, facendo questo mestiere, non devi mai perdere il contatto con la terra. Ecco, quindi in quegli anni noi girando, molti impegni, foto, interviste, insomma, perdi molto tempo per delle cose che, insomma, sono anche un po' inutili, francamente. Quindi prima di capire queste cose, c'è un periodo sabbatico, evidentemente, in cui devi un po'
ripulirti, ecco, devi un po' rinfrescarti e riprendere il tuo contatto con la terra, quindi riascoltare, riprendere i fili musicali, perché in 5-6 anni, 5-6 anni sono un abisso musicalmente, in quegli anni stava venendo fuori Laos, ecco, quindi il mondo del club incominciava ad essere più importante, e questo sicuramente ha penalizzato un po' chi faceva pop in senso stretto. Sì, perché facevo... Incominciava ad emergere la figura del DJ come emergente, ecco, la figura del DJ era quello che... Il DJ cominciava a essere molto importante, insomma, la gente andava nei club per sentire i DJ. Mm-hmm. La cosa che, appunto, ho fatto questa domanda, perché volevo arrivare poi ad oggi, visto il vostro valore, che in realtà era apparentemente, praticamente si era un po', diciamo... fermato in quegli anni, in realtà è rimasto intatto, e la memoria, io dico, come dico sempre, il tempo dà sempre valore alle cose. Non a caso poi, al di là di, sicuramente di alcune dinamiche di vita, voi avete avuto adesso una collaborazione molto interessante, che non è stata, secondo me, un caso, quella con i Subsonica, con La Funzione, dove avete cantato questo singolo, e devo dire un album veramente bello, ecco, per esempio, sì, lì hanno... Secondo me, credo di non sbagliarmi, ma credo che sia l'album più bello loro, nel senso che c'è una concretezza melodica e una diciamo anche una forma arrangiamentale niente male. Secondo me sono arrivati a un punto molto molto interessante. Non a caso il vostro destino si è unito a una delle band più innovative. Guarda caso i Righeira rimangono ancora presenti, e secondo me è un connubio questo non a caso, quindi ecco, volevo arrivare, figurati, no, lo dico con molto piacere, perché ho notato anche il video che c'è sempre la vostra impronta, e questo sta a sottolineare che appunto l'arte, la bellezza creativa non finisce mai, gli anni 80, gli anni 70 o comunque le cose più interessanti adesso, quando sono belle, quindi questa era una grazie. Cosa che volevo spezzare grazie. La lancia a vostro favore. Grazie. Io qui, grazie a Michael, è veramente interessante, quindi grazie per Radio Gazebo, e ovviamente ti seguirà, quando potremo saremo sempre magari... Ci conto. Bene. D'accordo, bene. Grazie. Noi abbiamo qui invece, ecco la... Mimmo Rock and Roll. Mimmo Rock and Roll, allora, come va? Siamo qua abbastanza, dai. Un po' strano trovarsi a queste ore per cantare... Di solito stiamo cominciando a pensare di andare a cena, ecco. Bene, bene, senti, e comunque noi siamo contenti di averti, praticamente, come dicevo già a Michael, Radio Gazebo nasce veramente in questi giorni, quindi siamo veramente contenti che voi siate i primi a farne parte, quindi la prima intervista, siamo molto contenti. Thank you. Righeira, cosa stai facendo in questo periodo? State facendo... Io un nuovo album vista alla onda anche di questa bellissima esperienza con i Subsonica, avete preso... In realtà non è, cioè, voglio dire, noi abbiamo fatto l'ultimo album, l'abbiamo fatto 4 anni fa, e pensavamo per il futuro di dosare maggiormente le energie, nel senso di, cioè, fare un album adesso e a volte c'è la sensazione di sprecare energie, perché c'è una fruizione che è molto più veloce e in genere si limita. È sempre stato d'accordo, c'è sempre stato il singolo che traina, che funziona magari più dell'album. Però ora come non mai, praticamente a volte gli album passano in una serata, e le canzoni viene consumata una canzone molto, molto rapidamente, quindi forse fare un album è uno sforzo eccessivo che non viene gratificato poi da dei riscontri adeguati, quindi è probabile che magari ci muoveremo facendo delle cose come si faceva una volta, gli extended play proprio, cioè magari 3-4 brani con uno di punta, e fare un mini album, diciamo, ecco. Per il resto, sai, stiamo vedendo un po' cosa fare, abbiamo alcune cose per cui non possiamo ancora parlare, perché non sappiamo neanche esattamente come, per cui è ancora un po' presto, diciamo, però siamo sempre un po' lì, ecco, siamo sempre... Siete sempre in Righeira. Siamo sempre un po' presenti, anche senza farlo apposta, alla fine ci siamo sempre in mezzo, quindi va bene così. Bene, bene, allora vi ringraziamo, Radio Gazebo è con voi, Righeira questa sera, poi magari sicuramente ci saranno un po' di immagini live di quello che... È la vostra grandissima arte. Per Radio Gazebo questo è l'altro. Bene. A presto allora, ciao. Che dire?
Yeah.